Bentrovati amici di MG Channel, ci troviamo qui alla palestra di Piane di Montegiorgio per presentarvi un'altra importante realtà del panorama MG Videx, Montegiorgio Volley Serie D maschile. Siamo con il coach Gianluca Lucchetti. Gianluca, dopo esperienze in campionati nazionali, ritorni nella tua Montegiorgio e io direi un graditissimo ritorno. E che ambizione ha, Gianluca, il Montegiorgio Volley? Allora, innanzitutto fammi dire che soprattutto da parte mia è un ritorno gradito. Io ho iniziato la mia carriera qui, prima come preparatore più o meno 15-16 anni fa in Serie A a Grotta Azzolina, poi come allenatore e devo dire che ritrovo ancora qualche giocatore di allora che ancora resiste, è un immortale probabilmente. Un Highlander, sì. E, per quello che riguarda le ambizioni della squadra, beh, noi ci dobbiamo ricordare innanzitutto che siamo una neopromossa e che quindi il primo obiettivo è centrare la salvezza il prima possibile. Devo dire che l'organico è un buon organico, sono arrivati giocatori anche che hanno giocato categorie superiori, quindi cerchiamo di far bene e raggiunta la salvezza cerchiamo anche di ottenere qualcosina in più. Vieni da campionati nazionali con la femminile e com'è ora allenare una maschile? Quali sono le principali differenze? Beh, le differenze sono innanzitutto nella gestione della squadra. Diciamo che la gestione femminile è un po' più complessa, soprattutto perché bisogna sintonizzarsi bene nella mente delle ragazze. Invece nella gestione del maschile è più semplice perché loro pensano come me, quindi riesco subito a sintonizzarmi con loro. E poi beh, c'è una differenza sostanziale nel gioco, no? Nel femminile il gioco si prolunga molto, quindi bisogna essere molto bravi nelle situazioni di fase break per riuscire ad avere un buon muro difesa. Nel maschile c'è molto più fisico, c'è molta più potenza, quindi l'obiettivo è riuscire a mettere la palla per terra il prima possibile. Grazie Gianluca, Montegiorgio Volley c'è e voi stringete al cuore MG Videx.